alla stazione di Mezzano, salito sul treno per venire a Ravenna a svolgere il mio lavoro, di continuare il trasferimento del mio negozio, del mio studio artistico da Via Oriani nel paesino di Glorie di Bagnacavallo. Il controllore del treno, visto che io non avevo la mascherina, mi ha chiesto di scendere dal treno perché secondo lui non potevo viaggiare. Io a un certo punto ho deciso di filmare tutto quello che stava succedendo, compreso l'arrivo dei carabinieri, per avere una mia difesa personale nella eventualità che loro continuino ad pretendere di farmi commettere un crimine contro la legge che la Costituzione impone a tutti i cittadini nati liberi in uno Stato chiamato Italia. Questa è la documentazione filmata che io cercherò di oscurare per non far sì che l'identità dei pubblici funzionari venga riconosciuta, ma per divulgare una difesa di un cittadino che non vuole commettere nessun reato, nemmeno se glielo chiede la forza dell'ordine o se glielo impone il governo attuale, che a parte essere illegittimo non fa altro che promulgare decreti anticostituzionali. Non giudico le persone che decidono di essere complici di questa cosa qui, ma non sarà mai nella mia facoltà intellettiva di aderire alla iniziativa di commettere dei reati, anche se me li vogliono spacciare come legge, quando legge non è. Sono un essere umano prima di un cittadino che non vuole assolutamente vergognarsi nei confronti di se stesso quando si guarda nello specchio della verità interiore. E questa è la documentazione. Rifiutato, non ce l'ho la mascherina, e in più l'ho avvisato che la mascherina che lei sta portando è causa di malattia, lì si respira i gas di scarico e pretende che lo faccia anch'io. Mi vuole negare il mio diritto a essere razionale, a usare l'intelligenza per delle normative che vanno contro i miei diritti e la mia salute. E lei è complice di questa cosa qui. Per cui mi dia la sua identità di matricola. Perché non finisce qui la cosa. Io userò questa cosa in sede legale. Non è la prima volta che succede, io lo garantisco. Nega di darmi i suoi dati? Se lei spegne la videocamera? No, questo mi serve per la mia difesa. Articolo 204 del Codice Civile. Io ho il diritto di prendere nota per la mia difesa futura. Questa è una prova. Posso filmare anch'io? Allora? Certo che può farlo. Non mi interessa. Certo, allora mi dica chi è. Io adesso sto i carabinieri. Filmerò anche i carabinieri. Perché anche loro sono pubblici ufficiali come lei. Ciao, sì. I carabinieri sì, perché sono a Mezzano. Ok, ti tengo aggiornato, sì, va bene. Ok, ciao. Thank you.
aperta, se la continua a aprire e chiudere. Allora tenetela aperta. Perché l'articolo 204 del codice civile mi serve per avere una documentazione di quello che sta succedendo. Buongiorno. Allora, mi dia i documenti? Sì, glieli do i documenti. Grazie. Anche se non sono costretto a darglieli, perché no. Perché se l'articolo 651 del codice civile dice che io sono obbligato a identificarmi, ma io glieli do per farli vedere chi sono. Gentilissimo, grazie. Certo. Esatto, il pubblico ufficiale che mi sta legando i miei diritti costituzionali, impedendomi di viaggiare liberamente come la Costituzione mi garantisce. E l'ho avvisato che si assumerà la responsabilità di pagare i danni illimitatamente per il danno che mi sta procurando. Aspetti, Allora, gli do il passaporto. Adesso non trovo la carta d'identità, ma il passaporto. Va bene. Ok. Perché metta a posto un attimo il telefono? No, è un documento che mi serve per la mia eventuale difesa, no? Non lo rendo pubblico. No, la difesa è intimo a non renderlo pubblico, altrimenti. No, ma io lo so, io conosco benissimo i miei diritti. Allora, cosa è successo? È successo che io non ho la mascherina. Certo, lei ha problemi da stare funzionando. No, non ho fatto niente, che sto dicendo. Ok. Non deve neanche salire. E allora come la vogliamo mettere? Perché non usa la mascherina? No, la mascherina non la uso prima di tutto perché fa male alla salute. Vabbè, questo lo dice lei. No, non lo dico io, lo dicono i medici, gli scienziati. Sì, ma respirare gas di scarico è una coltura per il cancro e i tumori enorme. Vabbè, enorme. Allora. Sono già morte delle persone in Cina. Due bambini in due città diverse, perché costretti a fare ginnastica tenendo questa mascherina, sono morti di infarto. Ho capito. Ok. Ascolti, per usufruire dei mezzi pubblici lei ha l'obbligo di usare la mascherina. Se non utilizza la mascherina non può utilizzare. No, questo è un decreto che ha fatto il governo attuale, che è anticostituzionale. Siccome mi ascolti, siccome la Costituzione è la legge primaria, di fronte a un reato ci sono due possibilità: o si diventa complici o lo si rigetta. Io non voglio fare un reato accettando un decreto ministeriale che mi toglie prima di tutto la libertà e poi mi costringe a fare qualcosa contro la mia salute. E allora chi si arroga il diritto di farmi rispettare queste leggi, se ne assume la responsabilità, come il signore che si è rifiutato di darmi la sua identità, e anche voi che siete pubblici ufficiali. Ma siccome io sono un pubblico ufficiale, certo, e devo fare rispettare la legge, e la legge prescrive l'obbligo della la legge della Costituzione mi fa di parlare cortesemente come certo. Io, lei usa la stessa cortesia nei miei confronti. Certo. Io le intimo di non utilizzare il treno in quanto mezzo pubblico e quindi io autorizzo il capotreno a far ripartire il convoglio e lei rimane qui con me. Va bene, se sono la responsabilità lei, no? Me l'assumo io. Va bene. Posso chiamare? Sono con lei adesso? Sì, adesso segniamo i dati. Dove è residente? A Ravenna, via Piccina 4. Piccina? Piccina, con la O. Poi io voglio sapere chi è il signore, Non è autorizzato. No, lui è un pubblico ufficiale. Rivolga ascolti, al ascolti, ascolti. No, 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 no
Io vi ho dato i miei documenti che non sono obbligato. Voi siete obbligati al contrario di me. Voi pubblici ufficiali. Lei non è nella posizione di chiedere le generalità del signore. Ma sta scherzando? Allora, si rivolga a Ferrovie Emilia Romagna. Ma sta scherzando? Non sto scherzando. Cioè, no. Emilia Romagna, Ferrovie Emilia Romagna è il convoglio. Questa è una cosa che sta dicendo lei, prende di sua iniziativa. Numero, no, prende il numero del treno. Prende il numero del treno e chieda chi è il personale addetto al treno. Va bene? A posto. Allora, le faccio di nuovo questa domanda. Vuole utilizzare la mascherina per... Non ce l'ho, e anche se ce l'avessi io mi rifiuterei. E voi fate del male voi stessi. Non ci preoccupi, stia lontano però. Ah, io sono lontano. Infatti io sul treno me ne stavo alla distanza di sicurezza che le persone vogliono. Ma voi con la mascherina siete dei casini grossi. Okay. Non vi stupite. Adesso il futuro. Grazie, buona giornata. No, mi devo... Che numero ha sto treno, dato che siete così misteriosi? 11423. Ok. Oggi è il 30 maggio 2020. Ok. Vabbè, dai, a posto, Vediamo che il treno passa. Buongiorno. Questo è il documento filmato che testimonia quello che ho detto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto sperando di mantenerla questa bella salute nonostante le mascherine che vi mettete in faccia e vi respirate i vostri gas di scarico, che è una cultura per i cancri e il tumore immensa. Dato che nella Costituzione italiana è tutelata anche la salute, portare la mascherina è una cosa che sputa in faccia alla Costituzione, che è costata lacrime e sangue ai nostri avi affinché noi potessimo usufruire di questo incredibile dono che non conosciamo assolutamente. Ma io per fortuna un po', non tanto, un po' lo conosco, e quel poco mi basta per affermare i miei diritti. Finché la dittatura non sarà conclamata e mi verranno a prendere con la forza e mi faranno fuori, io mi alzerò sempre in piedi a difendere il mio diritto costituzionale all'esistenza. All'esistenza. Buona giornata a tutti.